Ciao amore mio, buongiorno gattino culo bianco poco arancione. Cosa hai combinato stanotte tu? Sei stato bravo? Hai fatto il bravo? E sì amore mio, sì. Ciao gatto stellina. Ciao, sì gatto deve essere sempre tu protagonista. Ciao gatto stellina. Ciao gatto stellina. Ciao. Occhioni verdi gatto stellina. Ok, basta ragazzi, questo era il suo slancio di affetto della giornata, è durato 30 secondi, stiracchiamento. Ciao. Dimmi tu, pagliaccetto, perché non mi lasci un secondo a salutare gatta stillina? Sempre tu, sempre tu, sempre tu, sempre tu devi essere protagonista, sempre lui. Sì, lo so, lo so, lo so, lo so, tu hai bisogno di tante coccole, lo so, amore mio, lo so. Sì, cosa vuoi raccontarmi ancora? E quindi? Basta? Ok, ok. Bravi gattoni, bravi gattoni. Bravo, amore, bravo. Sì, piccolo gattino, tutto come una nuvoletta soffice sei. Come una nuvoletta soffice sei. Le coccole, i bacini, le coccole. Sì. Brava gatta. Come prima cosa azioniamo la lavatrice, ragazzi, perché il cesto qui è strapieno, perché ho cambiato le lenzuola, quindi oggi lavatrice di bianchi. Il gatto Denver non è d'accordo evidentemente, caro Denver. Ho solo il detersivo per colorati, ma andrà benissimo anche per il bianco. Ragazzi, questo ve lo consiglio, ha un profumo buonissimo, questo morbidente. Sessanta gradi. Alright. È arrivata la spesa ieri, ragazzi, come ben potete vedere. Ta 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 ta. Io che mi vanto di aver ricevuto la spesa, vabbè, evento del giorno. Voglio fare un frullato di fragole e banane oggi, quindi fragole pronte. E il latte useremo questo di avena, che è buonissimo ragazzi, ve lo consiglio, finalmente l'ho assaggiato e mi piace tantissimo perché ha un sapore molto molto delicato e non copre gli altri sapori, se ha un senso, se riuscite a capire quello che intendo. Comunque mi piace, devo dire, anche se dipende un po' per cosa lo uso, perché tipo con i biscotti mi piace più quello di mandorla. E poi naturalmente banane, 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 banane. Gatto Denver, fai il bravo. Fai il bravo, amore mio, fai il bravo. Ma ce l'ho lo yogurt greco? Mi sembrava di averlo ordinato. Invece non l'abbiamo ordinato. Cioè, l'ho ordinato ma non me l'hanno portato. Fa niente perché va benissimo anche solo latte, fragole e banana. Banana già tagliata a pezzettini, aggiungiamo le fragole, gnom gnom gnom, un po' del nostro latte d'avena, ok, e adesso frulliamo il tutto, forse ne aggiungiamo ancora un pochino, voilà! Il nostro frullato è pronto ragazzi, che bontà, fragole e banana, è buonissimo! Gnom gnom. Tu tu tu. Ta-da. Cin cin ragazzi, è una bellissima giornata anche oggi, c'è un sole pazzesco, un po' di casino, ho aperto la finestra per far arieggiare un po' e meraviglia, meraviglia, cioè non c'è ragazzi una nuvola, non c'è una nuvola, c'è anche parecchia gente in giro, vi devo dire la verità, non c'è una nuvola ed è fantastico, peccato non poter far niente.
Come ogni giorno mi lamento di questa cosa con voi. Capitemi ragazzi, penso che siamo un po' tutti con le stesse lamentele in questo periodo. Scusate la mia faccia stravolta ragazzi, ma oggi ho avuto dei sogni. Vabbè, oggi, ogni notte. Ma anche voi in questo periodo capita di fare dei sogni più strani del solito, e soprattutto di sognare molto di più rispetto al solito, perché io di solito non faccio sogni così strani ogni notte, ma ho in questo periodo di quarantena, ragazzi, ogni notte, cioè ogni notte, è una cosa incredibile. Oggi tipo ho sognato, vabbè, cioè se io vi racconto, allora ero nell'altra casa, intanto appunto cin cin, assaggiamo. Buonissimo ragazzi, sarebbe stato molto buono anche con il latte di mandorla, vi dico la verità. Forse un po' meglio con quello di mandorla, ma il latte d'avena era già aperto, quindi voglio finire prima quello. Comunque buono, buono, buono. Ho sognato il mio ex di secoli fa, di prima che iniziassi YouTube. Quindi voi non l'avete mai visto. Ed era, ma cioè, ma che robe assurde. Poi per fortuna mi ha svegliato il fattorino, cioè sì, il fattorino che mi ha portato un pacchetto, il corriere. Mamma mia, praticamente ero nella casa invece in cui ho abitato con Tomas, ed ero fuori dalla porta del soggiorno, e a destra c'era la porta d'entrata, a sinistra in fondo al corridoio c'era tipo niente, un armadio a muro. E davanti a questo armadio a muro c'era questo mio ex che stava là. E avete presente quei pupazzi che si gonfiano d'aria e sembra che si muovano, tipo che fanno tutte queste cose così, cioè boh. E lui era praticamente come uno di quei pupazzi, perché era lì fermo, immobile, e faceva tipo così, capito? E mi guardava. E io non so, penso abbia suonato il campanello, quindi ero uscita dal soggiorno e guardavo verso la porta d'entrata. E poi ho guardato di là e ho visto lui e mi ha inquietata, ragazzi. È stato un incubo terribile. Era come una cosa paranormale, perché lui era là, capito, faceva così, tutte queste robe strane, mi guardava. Oh mio Dio, cioè, ma da dove mi è uscita sta cosa? Da dove mi è uscito questo sogno? Spiegatemelo, spiegatemelo, io non capisco. A parte che a lui non ci penso da secoli, quindi oh mio Dio. Non è stata una bellissima persona in realtà. E neanche il sogno è stato bellissimo. Poi per fortuna mi ha svegliato il corriere. Poi però sono tornata a dormire, prima che la videocamera cada, almeno mi assicuro che sono tornata a dormire, ragazzi, ed ho sognato che ero, penso fossero le Maldive, anzi sicuramente erano le Maldive, però nella mia testa erano le Maldive. In realtà a vedersi non era proprio bellissimo come le Maldive, ok? E c'era, ero tipo in una gita di scuola delle medie, boh. E c'era questo mio compagno, ma eravamo tutti assieme, tra l'altro un compagno che io non vedo da, non so, da secoli, da decenni, che ne so, e manco mi stava simpatico. E non mi ricordo cosa stavo discutendo con lui, o... Ah sì, oh mio Dio! Mi diceva, Nicole, io ti ho lasciato un cuoricino su una delle tue storie, uno dei tuoi post, e tu... Non mi hai detto niente, io ci sono rimasto male. E io nel sogno gli spiegavo, ma guarda che, cioè, io non riesco a vedere tutte, proprio ogni singolo cuoricino, ogni singola cosa, scusami. Ero lì che tipo gli davo il cellulare e dicevo, guarda, lo vedi che non puoi vedere tutto, perché ho troppe notifiche, come faccio a vederle tutte? E questo era il mio sogno, che almeno non era inquietante e brutto come il primo, però in ogni caso era molto strano. Adesso ditemi, io mi aspetto questo compagno, o di incontrarlo o di vederlo online per puro caso. Ma di solito è così, quando sogno una persona che non vedo da 15 anni tipo, poi mi capita per caso di vederlo, incontrarlo, comunque qualcuno mi parlerà di lui, qualcosa, ne sono certa. E questo era un classico sogno di quelli che so che non è solo un sogno, ma è una specie di sogno premonitore, una cosa strana. Quello di prima invece, del mio ex, non credo, quello era un sogno, ma molto strano, molto inquietante. E sicuramente c'erano delle altre sfumature,
che adesso non mi ricordo già più, e molto probabilmente più in là nella giornata mi dimenticherò anche alcuni particolari, quindi per questo ve li ho raccontati subito da appena sveglia, così appunto quello che mi ricordo è veramente il massimo. Comunque allucinante, ovviamente non ho dormito bene, ma ho svegliato due volte il corriere, ho passato tutta la notte a montare il video che andrà online più tardi alle 17:30, e perché se non lo monto prima di andare a dormire, poi la linea è troppo lenta per poterlo caricare in tempo alle 17:30. Io ho la fibra, ma da quando è iniziata la quarantena di solito ci mettevo 15 minuti a caricare un video, 20 minuti, adesso ci metto delle ore. Quindi, complice il fatto anche che li faccio un po' più lunghi, quindi sono file anche più pesanti, in più sono tutti connessi ad internet e quindi ci metto appunto 1 ora e mezza, 2 ore, e quindi devo assolutamente appunto prepararli. Poi c'è il processing, che anche quello ci mette una vita, che però quello è colpa di YouTube, non è colpa della linea. E quindi ragazzi, sì, praticamente ho passato tutta la notte a montare il video. Sono andata a dormire alle prime luci dell'alba e poi mi hanno svegliato due corrieri diversi per due pacchi diversi, praticamente non ho dormito nulla. Comunque fa niente, in ogni caso preferivo dormire poco ma bene senza questi incubi, se devo essere sincera. Comunque volevo precisare una cosa, perché nell'ultimo video vi ho raccontato, rispetto alla storia stalker, vi avevo raccontato che mia mamma mi aveva accompagnato al taxi, e nel video prima avevo anche detto, ho parlato al telefono con mia mamma quando sono arrivata a casa e le ho raccontato di questo tassista. Io non me lo ricordavo, perché poi mi avete scritto, sì ma non coincidono le due cose, non ho ben capito, qualcosa non torna, sempre quelli, no, che pensano che io dica cose non vere, scusate il casino ma c'è un po' di traffico. E volevo spiegarvela questa cosa. Praticamente quel giorno, a parte che sono passati dei mesi quindi io non mi ricordavo, ma mia mamma mi aveva accompagnato al taxi. A volte lo fa, io ero a casa sua, a volte lo fa, mi accompagna al taxi se è tardi la sera, altrimenti no. E quella sera doveva essere tardi, perché lei poi mi ha ricordato che mi aveva accompagnato lei al taxi e che per un secondo l'aveva visto, appunto perché mi ha guardato dentro, ha detto buongiorno, buonasera, insomma, e ha visto il tassista. Questo non me lo ricordavo, me l'ha detto lei poi, e quindi sia lei l'ha visto per un secondo tipo, e poi le ho raccontato la cosa. Spero di aver chiarito, so che non ha importanza, però ci tengo, specialmente quando mi viene detto mamma, allora ti contraddici, non si vede, allora le spiego le cose. Cioè, e poi volevo dirvi che, allora, riguardo, perché in tanti mi state dicendo sempre riguardo questa cosa, Nicole, ma perché non sei andata in polizia, eccetera eccetera. Io ho già avvisato le forze dell'ordine, ragazzi, solo che non ne parlo riguardo a questo, ok? Poi ho letto diversi commenti invece di persone anche poco carine, poco educate, che evidentemente non si rendono conto che cosa significa avere una persona che va avanti da 4 anni a suonarti alla porta di notte, e non si rendono conto psicologicamente evidentemente che cosa significa, perché mi dicono ma gli stalker sono altri. Sì sì, certo, c'è molto di peggio, per l'amor del cielo c'è molto di peggio, grazie a Dio non è una cosa gravissima, presumo, però neanch'io il primo anno ho dato peso a questa cosa, ok? Ma ti posso assicurare, vi posso assicurare che quando passano 4 anni e questa persona continua a mezzanotte, mezzanotte e mezza, mezzanotte e tre quarti o ad orari assurdi a suonare solo a te, perché se suonasse ad altre persone sentirei i campanelli a quell'ora, in modo così insistente, attaccandosi al campanello per spaventarti, per farti, non voglio dire del male, per farti, beh comunque non mi sta facendo del bene, per farti spaventare, per disturbare, ti posso garantire, posso garantirvi che non è sicuramente una cosa piacevole, né da dire boh, non è niente, ok? Certo, ti capita una volta, due volte, tre volte, è chiaro, ma quando è successo 200 volte nell'arco di 4 anni, ti rendi conto che questa è una persona profondamente disturbata, e che quindi, specialmente visto che sta continuando a farlo ancora di più durante la quarantena, ti rendi conto che comunque c'è qualcosa di grave sotto, quindi non è esattamente una stupidaggine come alcuni mi hanno scritto. Poi, per quanto riguarda, voglio dirvi che in molti mi hanno scritto, Nicole, forse
per quanto riguarda i rumori in casa, eccetera, no? Alcuni mi hanno scritto: Nicole, forse hai un topolino in casa. No, no, non ho un topolino in casa, è praticamente impossibile. Comunque mi piacerebbe, preferirei avere un topolino in casa piuttosto che altro, ma sinceramente i gatti l'avrebbero già trovato se ci fosse un topo in casa. Ma non è che ho tanti di quei posti dove possono nascondersi i topi, eh? Questa casa è nuova, ristrutturata completamente quando l'ho acquistata, per me è stato un primo ingresso, quindi non è che ci sono buchi nei muri o roba del genere in cui possa nascondersi, con due gatti come i miei specialmente. Quindi questa cosa la escludo purtroppo, e per il momento non è successo nulla. Molti di voi mi hanno consigliato di non parlarne più per non attirare troppe, che ne so, non parlarne tanto, quindi cercherò di fare assolutamente così. Comunque se ci sono sviluppi vi tengo aggiornati naturalmente. I programmi di oggi, ragazzi, stare a casa. Non ho nessun motivo per uscire oggi, non ho da buttare l'immondizia, la spesa c'è come ben avete visto. Si potrebbe in realtà, in Friuli Venezia Giulia, possiamo allontanarci in un raggio di 500 metri da casa, fino alla fine della quarantena appunto, 500 metri da casa, per fare un po' di sport, quindi quello che vuoi, una passeggiata, che ne so, andare in bici, una corsetta, una roba del genere, però onestamente non penso di aver bisogno di uscire, quindi per oggi evitiamole, stiamo a casa. E poi filmerò delle storie sponsorizzate che devo filmare e ho un sacco di mail a cui devo rispondere, si sta risvegliando tutto quanto, quindi ho ancora più lavoro al computer, il che è assolutamente ottimo, però ho parecchio lavoro al computer oggi davanti a me. E poi basta, questo è quanto. Niente, nessun piano particolare oggi. Forse prima di andare a dormire voglio rifare il lash lift, perché sono passate oltre due settimane. Quando è che ho fatto quel video? Mi sa che sono passate oltre due settimane. E effettivamente il lash lift ogni due settimane sono sempre andata a rifarlo. Quindi oggi vorrei appunto rifare quello. Aggiornamento anche sulla maschera piedi, ragazzi. Quella maschera peel off che ho provato non ha funzionato per niente, cioè proprio zero. E poi vabbè, ho fatto tipo pediluvio ed ho sistemato io i piedi, però quella maschera assolutamente, cioè proprio no, c'ho feca. Comunque finisco la mia colazioncina e poi vado a prepararmi. Come ogni mattina ho lasciato arieggiare la stanza e adesso chiudo la finestra e rifaccio il letto. Molto meglio, molto meglio. Letto sistemato. Adesso ragazzi, un momento skincare. Mi sto appoggiando come al solito sulla mensolina del bagno, sperando. State fermi, non cadete, non vi muovete, mi raccomando, fermi. Allora, vado intanto a detergere il viso con un detergente. Eccomi, con un detergente delicato. Poco a poco. Passaggiamo per bene. Anche il collo, mi raccomando. Specialmente se come me tendete ad avere brufoletti anche sul collo, almeno in questo periodo. Adesso voglio farvi scoprire un prodotto che sto usando tantissimo, infatti ne ho ancora... Oh no, ne ho ancora una, questa che uso adesso e poi me ne è rimasta una, sig. Questo è, si chiama Shimmer Freak, ragazzi, è di Foreo. Sapete che lavoro con questo brand da... quando ancora abitavo in Olanda, praticamente tipo dal 2013 o 2014, ho sempre amato i prodotti di questo brand, lo sapete perché ve ne parlo mille volte, non solo nei contenuti sponsorizzati, ma anche nella mia vita di tutti i giorni, perché li adoro. Oggi vado ad utilizzare UFO, ragazzi, che come sapete è un dispositivo che va a... ti fa le maschere per il viso però in 60 secondi, quindi in un tempo veramente rapidissimo, mentre le altre le devi lasciare in posa, eccetera, eccetera. Con questa è appunto, cioè, lo conoscete sicuramente UFO perché ve ne ho già parlato migliaia di volte. La maschera però che vi faccio scoprire oggi, ragazzi, è la prima maschera per gli occhi che io vado ad utilizzare per quanto riguarda Foreo. E la sto usando da un po', ma oggi ve la faccio scoprire. E contiene caffeina e, ragazzi, specialmente quando sono completamente rimbambita la mattina,
mi aiuta a svegliarmi, illumina tantissimo, tantissimo, tantissimo lo sguardo, adesso vedrete, e poi mi sgonfia tutta la parte delle occhiaie. Io non ho tanto il problema di occhiaie pronunciate quanto di borse e occhi gonfi, quindi palpebra e borse sotto gli occhi. Quando mi sveglio questa me li sgonfia, è fantastica. Adesso vedrete se riesco a parlare. Questa ci mette 90 secondi. Come tutte le maschere UFO è semplicissima da usare. Ho già aperto il pack e vado ad estrarre la maschera, che è una maschera in tessuto. La posiziono sul mio UFO. Molto semplice in realtà, non so perché vi sto facendo vedere tutti i passaggi come se fossero complicati, praticamente. Penso che riusciate a vedere l'effetto shimmer già da qui, forse lo vedete, ci sono delle particelle illuminanti che appunto ti danno questo effetto luminoso e io ne ho proprio bisogno la mattina. Poi chiudiamo semplicemente la maschera in modo da sigillarla. Ok, UFO è acceso e vado a passare, oh, adoro questa sensazione, inizia tiepido e poi si scalda un pochino, e sono quei dispositivi intelligenti, quindi si regola da solo a seconda della maschera e della zona della pelle, del tipo di pelle. Questa sensazione è fantastica, ragazzi, dovete provarla. Adesso la sento ancora più calda. Un profumo buonissimo. Cambiamo. La metto sempre anche sull'arcata sopraccigliare. Un po' in tutte le zone dove vado ad applicare la luce verde e antirossore. Un po' su tutte le zone dove vado solitamente comunque ad applicare la crema occhi, il contorno occhi. Adesso si sta raffreddando. E qui c'è il processo di sgonfiamento per quanto mi riguarda. Quando inizia la luce verde, che è un po' più fresca, sento proprio che si sgonfiano gli occhi. E come sapete, caldo freddo aiuta tantissimo a drenare. Non so se si dice drenare, comunque a sgonfiare la parte. Perché si riattiva la microcircolazione. Ok, abbiamo così finito. Voilà ragazzi, maschera fatta, c'è sempre ancora un pochino di prodotto che io vado a prelevare e lo stendo proprio e picchietto sul contorno occhi così si assorbe. Riuscite a vedere la differenza, riuscite a vedere come si è schiarita tutta questa parte se la confrontiamo con la parte inferiore del viso dove ovviamente non l'ho applicata perché è una maschera occhi. È pazzesca questa, è pazzesca. Ovviamente tanto lavoro lo fa anche il dispositivo, che è un dispositivo che vi consiglio caldamente. Ok, io faccio battute che probabilmente capisco solo io. Comunque vado a picchiettare così il resto, il residuo di prodotto va bene 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 ad assorbirsi. E voilà, è quello che rimane sui polpastrelli. Contorno labbra e solchi nasolabiali. Alright, ora applico il mio siero illuminante sul viso. Non vado ad applicare una crema perché l'ho applicata la notte e quindi non voglio che la pelle sia troppo grassa. Ok, skincare completata, adesso lavo i denti ragazzi e poi passiamo al trucco. Eccomi ragazzi, mi sono fatta la doccia e mi sono cambiata ovviamente outfit rigorosamente da casa. Comunque oggi, apprezzate, non accendo il robottino, lo accenderò più tardi, che so che dà molto molto fastidio perché fa parecchio rumore e quindi aspetto un attimo per accenderlo perché vi lamentate tantissimo, mi dispiace, ma purtroppo questi sono i rumori di casa, insomma, e voi ormai fate parte di casa mia, quindi insomma questi sono i rumori. Ok, accendo le luci e mi trucco. Ho lavato la spugnetta, importantissimo ragazzi, sono molto pigra per quanto riguarda il lavaggio dei pennelli, ma la spugnetta, rigorosamente la Beauty Blender, la lavo ogni giorno. Allora, infatti potremmo fare anche una pulizia profonda dei pennelli oggi, che ne dite? Voi siete bravi? Li lavate i pennelli spesso? Io devo dire
Sì, ma non tanto quanto dovrei. Comunque volevo anche farvi notare, probabilmente non ve ne frega niente. Vi ricordate questa maglia Levi's che abbiamo scoperto si dice Levi's? Vi ricordate questa felpa? Ok ragazzi, aveva una tinta un pochino verdognola azzurrina orrenda, perché l'avevo lavata per sbaglio con una maglia tipo azzurro chiaro che ha perso un sacco di colore. Comunque l'ho lavata con la candeggina, ragazzi, è tornata bianca perfetta. Sono super super fiera di me stessa, perché mi sono detto ok, proviamoci, se va va, se non la va non la va, nel senso, e alla fine è tornata bianca, 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 bianca. Sono super contenta, così posso tornare ad indossarla anche fuori casa, perché la usavo solo a casa con questa strana tinta azzurra. L'unica cosa che è rimasta ancora è un po' all'interno del cappuccio, non all'esterno, ma all'interno. Quindi stavo pensando forse di rilavarla con la candeggina, però e appunto girando il cappuccio, perché secondo me è rimasto un po' azzurrino dentro, proprio perché appunto l'ho messo in lavatrice così, devo girarlo e poi appunto riesco a sbiancare anche questo. Comunque sono molto contenta. Allora, iniziamo come al solito, primer, sempre lui di Benefit, adoro questo primer, non si smentisce mai, in qualsiasi fondotinta funziona molto molto bene, a parte con i fondotinta quelli fatti per le pelli secche, che io a volte voglio comunque testare come nell'ultimo video make up, e poi mi rendo conto che forse non è stata una buona idea. Comunque notare Denver sempre presente quando io mi trucco o comunque sono nello studio. Mori mio, sei bellissimo. Oh, è troppo stanco adesso per rispondere, ragazzi, gatto davvero troppo stanco. Oggi vorrei provare questo fondotinta di Wycon che si chiama Break the Rules. Non sembra che ce ne sia pochissimo, infatti la prima volta mi ha fregato completamente. In realtà no, è un insomma la quantità è più o meno quella dei fondotinta normali. E non so se sia per pelli miste, grasse, oppure per pelli secche, normali, non c'è scritto, c'è scritto appunto soltanto fondotinta. La colorazione è la NW20, che ho paura sia un pochino troppo scura per me, almeno per quanto riguarda MAC è un pochino troppo scura la NW, vediamo, cioè la 20, di solito la 15, sottotono invece è giusto, vediamo, forse forse potrebbe anche funzionare. Onestamente non ne sono tanto sicura, lo vedo un po' marroncino, proviamoci, ma tanto perché sono curiosa di provare questo fondotinta, però mi sembra sì un pochino troppo scuro, vediamo, poi magari applichiamo un correttore un po' più chiaro e andiamo a risolvere il problema. Sono abituata a fare questo perché, come sapete, tutti i fondotinta sono troppo scuri per me, tutti, quindi immancabilmente. E poi mi sembra che si ossidi anche un po', perché mi è uscita proprio una macchia arancio sulla mano. Purtroppo alcuni fondotinta hanno questa pecca, che non necessariamente significa che non sono buoni fondotinta, perché per esempio capita anche con quelli Chanel, che sono degli ottimi fondotinta per quanto riguarda la durata e anche la resa, però alcuni ossidano un po' e questo significa che diventano ancora più scuri dopo qualche minuto o magari dopo una mezz'oretta, e quindi questa è veramente la morte per me, perché cioè già così molti fondotinta sono troppo scuri, se ancora si ossidano è la fine. Allora, però vi dico che come coprenza e come aspetto, una volta steso, non è niente male, ragazzi. Molto naturale, coprenza perfetta. Sfumiamolo bene anche sul collo. Comunque voglio approfittare, mio Dio, sono metà marrone, decisamente. Troppo, troppo, troppo scuro per me, vabbè. Volevo comunque ringraziarvi tantissimo per i tanti tanti messaggi, sia privati che commenti pubblici, che mi avete lasciato, che mi state lasciando riguardo alla paralisi del sonno. Lo apprezzo tantissimo che condividiate le vostre esperienze con me, io sono super interessata, infatti mi mangio i vostri commenti, sono lì che li leggo uno dopo l'altro. Devo dirvi che ieri li ho letti fino a tardi e tipo mi sono un po' spaventata, perché quando montavo il video ogni tanto facevo una pausa perché ci ho messo 4 ore e mezza a montarlo, ragazzi, quindi ogni tanto mi fermavo, magari mangiavo qualcosina,
E wow, wow, mi avete lasciata senza parole. Cioè, le esperienze che potete raccontare sono qualcosa di pazzesco, nel senso che mi verrebbe veramente di raccoglierle e scriverci un libro. È una cosa pazzesca, pazzesca, super 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 interessante. Più che altro mi dispiace perché da quanto mi avete scritto sono veramente, ma già lo sapevo, ecco perché mi ero documentata molto su internet, ma le esperienze, sì, decisamente, decisamente ossida questo fondotinta, guardate che macchia mi ha fatto. Infatti sono marrone in viso. Oh mio Dio, oh mio Dio. E questa non è la tonalità più chiara, ma è subito quella dopo, e su di me è marrone, cioè ma può essere, ma sempre così, sempre, sempre, sempre così, è incredibile. Comunque ragazzi, mi dispiace perché so che sono delle esperienze così terrificanti, me le avete descritte proprio così, come esperienze terrificanti, e questo mi dispiace che le avete provato perché io ho paura solo a pensarci di poter vivere un'esperienza del genere. E però molti di voi mi hanno detto che sono stata brava a descriverla questa... a descriverla l'esperienza della paralisi del sonno, perché appunto qualcuno mi ha scritto che è un po' il contrario del sonnambulismo, quando il tuo cervello sta ancora dormendo ma il tuo corpo invece è sveglio, mentre nella paralisi del sonno succede l'esatto contrario, cioè il tuo cervello è già sveglio completamente ma il tuo corpo sta ancora dormendo, quindi tu sei tipo intrappolato nel tuo corpo, che deve essere una cosa bruttissima, veramente veramente bruttissima. Una delle cose più terrificanti secondo me è la sindrome locked in, che è tutto un altro discorso, ma che succede appunto, una specie di coma, però che ovviamente capita dopo un trauma, insomma un incidente stradale, un qualsiasi trauma. E mi ero documentata anche su questo io veramente, ed è pazzesco perché cioè la tua mente è sveglia al 100% ma il tuo corpo è completamente immobile, fermo, morto tra virgolette, in coma, quindi tu ti rendi conto di tutto, sei completamente sveglio ma non puoi farlo capire a nessuno, deve essere... Forse, ecco, quando mi viene chiesto qual è la tua paura più grande, penso che sia questa, cioè vivere una cosa del genere, deve essere bruttissimo, bruttissimo, bruttissimo. Non pensiamoci, ok. Io veramente vengo fuori con questi discorsi che secondo me nessuno in un vlog normale o in un video, in un canale di bellezza normale si mette a parlare di queste cose. Voglio farvi notare che sto diventando sempre più arancione, cioè inizialmente era quasi giusto come colore, adesso sono marrone. Ragazzi, state attenti con le tonalità di fondotinta Wycon, perché come potete vedere ossida un sacco, almeno questo fondotinta ossida tantissimo e devo applicare parecchio correttore per andare, di solito non ne metto mai così tanto, lo sapete, ma devo assolutamente rimediare. Anche la mia beauty blender è più marrone del solito, e quindi questo, le vostre esperienze in realtà me le sto ancora leggendo perché me ne arrivano tantissime, ma wow, wow, wow. Alcuni mi hanno scritto che effettivamente credono nella spiegazione scientifica perché hanno avuto modo, come dire, di sperimentare che quello che sentivano poi non succedeva veramente nella realtà. Tipo uno di voi mi ha detto: io ho sentito una caramella che si scartava accanto a me, ma poi quando mi sono svegliato ho visto che la caramella era ancora incartata sempre lì sul comodino dove l'avevo lasciata. Quindi effettivamente una spiegazione logica e non paranormale potrebbe esserci, quando invece moltissimi altri di voi mi hanno scritto che sentono delle voci, vedono delle ombre o delle cose. Uno di voi mi ha scritto che vede ogni notte, o comunque ogni volta che gli capita questa paralisi del sonno, e vede tre ombre ai piedi del letto che lo guardano, ed è... solo a pensarci mi vengono i brividi, ragazzi, i brividi. Ma so che molti di voi hanno paura di queste cose e mi chiedono di non parlarne nei video, e moltissimi altri mi dicono: Nicole, parlane, perché anch'io sono super appassionato, quindi non so mai cosa fare quando mi arrivano richieste che si tipo sovrappongono e si... non sovrappongono, ma si... cioè, cozzano l'una con l'altra, quindi non posso... avete capito cosa intendo, vero? Perché non so spiegarvelo. E quindi, boh, penso di avere un po', sinceramente,
un po' risolto con il fondotinta, almeno non sono più colore arancio tipo Trump. Forse abbiamo scoperto il fondotinta che usa Trump, ok, Nicole, smettila. Adesso, allora, Cipria, mi sto trovando molto bene con quella di Jeffree Star, quindi voglio utilizzare questa. Un altro argomento molto molto interessante, comunque vi prego continuate a scrivermi se avete, se avete appunto esperienze per quanto riguarda la paralisi del sonno, perché vi giuro, me le leggo tutte e sono... Anche se, scusatemi se non riesco a rispondere a tutti, ma specialmente ultimamente mi stanno arrivando più messaggi, più commenti del solito, quindi sono ancora più in difficoltà se voglio rispondervi, quindi scusatemi, ma credetemi, me ne arrivano migliaia e io sono solo una, e anche se sto lì tutto il giorno a rispondervi comunque non riuscirei a rispondere a tutti, quindi perdonatemi, ma credetemi, anche su Instagram se mi scrivete, anche se non vi esce scritto visualizzato, perché non vado a cliccare proprio visualizzato ogni messaggio, comunque li guardo, quindi grazie grazie grazie, continuate a scrivermi le vostre esperienze perché sono super super interessanti e illuminanti per me, e poi mi fido molto di più delle esperienze che mi dicono i miei follower piuttosto che di quelle che leggo in giro su internet, quindi vi ringrazio tanto, continuate a farlo. Altro argomento che ha tirato fuori uno di voi sono i déjà vu, che se vogliamo sono comunque meno terrificanti, meno paurosi, no, come argomento. E voi li avete mai sperimentati? Io sì, mi capita. A volte mi capita spesso, a volte passano tantissimi mesi in cui proprio non mi succede, quindi non so bene con quale criterio mi accade, sono marrone anche qua sotto, non ho ben capito come mai. Comunque, da quanto ne so, la spiegazione scientifica non è altro che il nostro cervello che a volte praticamente sbaglia, va un minimo in tilt, e percepisce un ricordo quando in realtà non è un ricordo, ok? Quindi sono dei falsi ricordi, da quanto mi sembra di aver capito, perché avevo letto molto anche sui déjà vu. E quindi teoricamente quello che ci dicono è che la sensazione che noi abbiamo non è altro che un falso ricordo, cioè la nostra mente in quel momento ha questa sensazione, ma è soltanto una sensazione, è il nostro cervello che si sbaglia, ok? Però anche qui, se vogliamo trovare il paranormale, devo dire che quando ti capita è molto strano, eh? È molto strano, perché è quasi come se per un mezzo secondo tu riuscissi a prevedere quello che sta per succedere, ma non hai il tempo di dirlo perché è già successo. Non so se per voi è uguale, per me i déjà vu sono così. È molto interessante, quando mi succede è come se sapessi che sono sulla strada giusta o che sto facendo la cosa giusta, non lo so, è strano da spiegare, ma capitano a tutti i déjà vu, oppure c'è qualcuno di voi che non l'ha mai sperimentata questa sensazione? Fatemi sapere, questo è interessante. Comunque sì, anche i déjà vu sono molto... secondo me sono molto, sempre questa parola dico, sono molto interessanti e anche così da studiare, no? Anche se naturalmente la scienza ha una spiegazione un po' per tutto, praticamente, se non hanno una spiegazione hanno praticamente un pensiero che molto probabilmente è praticamente quasi, quasi certo, no? Non so come dire, però... secondo me c'è sempre una parte di esperienze che noi facciamo che non possono essere spiegate, almeno per il momento, dalla scienza. Però per quanto riguarda i déjà vu, da quanto ne so, invece sono ancora un po' arancio, ma fa niente ragazzi. Effettivamente sono spiegabili dalla scienza e per loro sono assolutamente delle false memorie, che in realtà non sono memorie, quindi... Però fatemi sapere se avete avuto delle esperienze comunque strane riguardo i déjà vu, perché so che alcuni li vivono e riescono come a dire quello che sta per succedere e poi effettivamente succede. Io non ci riesco mai. Allora, illuminante uso sempre, uso anche oggi questo di Wycon, I'm Perfect Face Palette, c'è il blush e l'illuminante. Mi viene da ridere perché vi guardo nello schermo e vedo che sono tipo un po' arancio, ragazzi.
non posso proprio usarlo questo fondotinta. Speravo che comunque l'NW, essendo non la più chiara ma quella dopo, speravo che fosse decente per me, invece decisamente, decisamente no. E va bene. Ringrazio comunque quelli di Wycon che pensavano fossi meno pallida di quanto sia in realtà. Illuminante anche sul naso. Sto recuperando con l'illuminante per tutti gli anni che non l'ho messo, ragazzi, perché ne metto veramente a quintalate, a quintalate. Ok, adesso facciamo le sopracciglia. Sto finendo la mia matita, ormai è piccolissima, piccolissima. Poi stopperò un attimo il video perché, anzi, dobbiamo fare anche un po' il contouring al naso. No, forse eviterei il contouring, già sono abbastanza marrone. E poi stopperò un attimo questo video, ragazzi, per andare a filmare le storie sponsorizzate. E poi, oddio, una voglia matta di uscire, ragazzi. Vorrei proprio uscire, vedermi con un amico, andare a fare una passeggiata, eccetera. Ma fa niente, rimandiamo tutto, dai. Magari il 4 maggio non manca ancora tantissimo, quindi teniamo duro. Mi raccomando, ragazzi, so che è veramente dura questa situazione, non è facile, ma vi sono vicina, insomma, siamo un po' tutti nella stessa barca veramente in questo momento. Questo virus forse ci ha fatto capire, oltre al fatto, quello che abbiamo detto più volte, che dobbiamo rispettare, cioè, oltre al fatto di rispettare l'ambiente e che dobbiamo renderci conto di quello che abbiamo, non darlo per scontato, perché ci può venire tolto in un secondo, come ben avete visto. E quindi l'importante è apprezzare tantissimo quello che abbiamo e non darlo per scontato. Ma secondo me un'altra cosa che ci ha fatto capire questo virus, se vogliamo trovare il positivo, no, in questo, sapete che per come la penso io, tutto succede per una ragione, non c'è niente che succede per caso, e se questo è successo, qualcosa dobbiamo imparare da ciò, per forza. E una delle cose che secondo me vanno anche imparate, o comunque una delle cose su cui dobbiamo ragionare anche in questo momento, è che questo virus ci ha dimostrato anche che non importa la classe sociale, il colore della pelle, il conto in banca, la zona geografica, siamo tutti uguali, tutti identici su questo mondo. E penso che alcuni avessero bisogno di capirlo su questa terra, questo fatto. Quindi anche questa può essere una lezione, se vogliamo, no? Una lezione da imparare. Trucco di oggi completato, ragazzi, come al solito. Vabbè, il trucco è sempre quello, ma cambio più o meno i prodotti e i brand che uso. Quindi base, mascara, ragazzi, e rossetto. Questo è Soul Sista di Banana Beauty. Adoro, adoro, adoro troppo questo colore. Mi chiedete sempre di quale colore si tratta, ma io ve ne parlo su Instagram e poi voi me lo chiedete su YouTube. E oggi ho usato anche il mascara Volume Up di Banana Beauty per la prima volta e sono rimasta veramente molto, molto impressionata del risultato, perché devo rifare il lash lift e comunque è favoloso, favoloso. Ok, ragazzi, quindi seguitemi su Instagram se ancora lo fate, che so che molti mi seguite qui ma su Instagram no, e viceversa. E adesso mi metto a lavorare al computer, ragazzi, e ci vorranno diverse ore, quindi ci vedremo tra un po'. Ok, ragazzi, finito il lavoro al computer. In realtà non ho finito completamente, perché poi stasera, quando finirò questo vlog, mi metterò anche al montaggio subito di questo vlog, però per il momento al computer ho finito.
e ho passato gran parte della giornata, se n'è andato, ho passato un sacco di tempo, ma sono riuscita a sistemare tutto quanto, tutte le fatture che dovevo preparare, tutte le email, quindi sono contenta. E adesso volevo scoprire con voi che cosa c'è all'interno di quella borsa, che mi è arrivato un pacchetto da Diego Dalla Palma e volevo aprirlo con voi perché ho tolto tutto dallo scatolone, però non ho aperto per vedere che cosa c'era, volevo farlo con voi in videocamera. Sì, sì, tu sei sempre protagonista, sì, sei sempre tu, il mio gattino tutto bianco. Tutto bianco lui, ha mangiato anche un Fonzie, ha mangiato anche un Fonzie's. Garurenver con questa pancia, guarda che pancia hai, è tutta morbida, è tutta soffice, sei una nuvoletta. Sì, la mia nuvoletta, guarda la ciccia. Scusa, ti prendo un po' in giro. E scusa, oh mamma mia, che bellissimo amore mio. Allora ragazzi, vediamo che cosa mi è arrivato. Tra l'altro questa borsa molto molto bella, devo dire, anche con la tracolla regolabile, fantastica. E Diego Dalla Palma hanno sempre pacchetti più carini, devo dire, si superano ogni volta. E che cosa c'è all'interno? Allora, snellisce, rassoda, drena e sfoglia, ma che figata. Allora abbiamo, ragazzi, prodotti a step 1, 2, 0, 1, 2 e 3. Ah ok, è la nuova linea Body Trainer e ci sono appunto tutti gli step da seguire per la routine completa, appunto esfolia, drena, snellisci e rassoda, molto molto interessante tutto ciò ragazzi, e perché non provarli, vorrei dire. Quindi abbiamo lo scrub dermo rinnovatore, i sali in gel iperdrenanti, wow, fango mousse rimodellante, crema anticellulite, tonificante, fantastico ragazzi. Andiamo a vedere il packaging all'interno com'è. Eccoli qua, devo dire figata, molto molto bello anche, molto bella anche la scelta del pack, anche il colore mi piace moltissimo, dà proprio la sensazione di appunto nude, come ve lo devo dire, vabbè, io dico cose che poi non so spiegare bene, comunque penso abbiate capito quello che volevo dire. Fantastici questi prodotti che tra l'altro servono molto a tutti, penso, beh, a me sicuramente, dopo questo periodo in cui mi sono strafogata di roba ragazzi a casa e muovendomi poco, già sappiamo, ma già ve l'ho detto che la prova costume per me è rimandata al 2021. Nel frattempo, scusate il casino, ma ho attivato il robottino, eccolo là che sta pulendo un pochino la casa. Ciao robottino. Ho dovuto mettere in carica il cellulare, non mi dura, mezza giornata mi dura la carica del cellulare, ma sta succedendo anche a voi? Io ho l'iPhone 10S, dico sempre XS, ma so che si dice 10S, e non mi sta durando più niente la batteria, devo ricaricarlo almeno due volte più la notte che l'ho sempre ricaricato, quindi non lo so, sto aspettando. Denver, cosa c'è? Oh, ma cosa c'è, amore mio? Ma sì, tu sei sempre il protagonista, sempre tu, sempre tu, sei il gattino tutto bianco che non sta da solo un attimo, la mia ombra, la mia ombra. Comunque vi dicevo, sto aspettando settembre per comprare quello nuovo, perché mi hanno detto che uscirà a settembre. Come vedete non posso parlare con voi, devo stare con gatto Denver che richiama attenzioni, ma io penso che stia anche protestando perché vuole la pappa morbida. Giusto? Ho ragione? Penso di sì. Penso di aver ragione. Adesso ti do la scatoletta. Sì. La pappa morbida di oggi, sempre di Almo Nature, secondo me è uno dei brand migliori, sono tutti naturali. E oggi coscia di pollo, ragazzi. Sei contento? Sì? Ok, gatta Stellina, vieni. Gatta Stellina. Gatta Stellina aspetta sempre che io serva la pappa e poi si degna di arrivare, forse. Denver invece, pagliaccetto, pagliaccetto, adesso. Ecco qua, mezza scatoletta a testa. Tieni amore mio. Buon appetito. Gatta Stellina. Vieni gatta Stellina. Adesso dobbiamo bloccare il robottino, altrimenti li disturba mentre mangiano. Buon appetito gatto Denver. Ecco che anche gatta Stellina ci degna della sua presenza. Sembrano apprezzare entrambi. Bravi amori. Bravo amore mio. Brava gatta Stellina.
Ragazzi, scusatemi, io probabilmente sono vecchia e non conosco più questi termini, non lo so, ma potete dirmi che cosa significa? Cioè, sto ricevendo un sacco di commenti che mi dicono: io adesso Nicole scippo Nicole con Thomas Hungry. Cosa significa io scippo? Cioè, mi state scrivendo ovunque in privato, ma non ho idea di che cosa voglia dire, non avevo mai sentito sto termine. Mio Dio, quando sento termini che non conosco, mi rendo conto di essere vecchia, perché di solito non penso mi sia mai successo, non lo so, forse sì, ma stavolta mi sto veramente rendendo conto, quindi per favore illuminatemi e scrivetemelo nei commenti, perché non ho più pallida idea di cosa voglia dire. Comunque, highlight of the day è che Thomas Hungry mi ha risposto su Instagram, quindi questa è praticamente la cosa più emozionante che mi è successa oggi. E basta, adesso meglio che prepari qualcosa da mangiare, perché altrimenti finisco sempre per cenare troppo tardi. Come al solito, tutta la pappa non la finiscono, ma so che la finiranno dopo. Vero gatti? Vero gatti? Vero Denver? Adesso stranamente c'è silenzio. Quando i gatti hanno mangiato, stranamente c'è un silenzio tombale in casa. Ho bloccato un attimo l'asciugatrice perché mi rendo conto che dà veramente fastidio. Questa è la cenetta di oggi, ragazzi, vi faccio vedere. Ho ordinato questi filetti di branzino che voglio fare in padella con un po' di pomodorini. A me non piacciono i pomodori, non piacciono i pomodorini, ma li uso solo per fare un po' di sughetto. E poi voglio fare, penso al forno, sì, decisamente al forno, questa, guardate che roba ragazzi, gigantesca. Non ho mai visto, ho preso le patate dolci, non ho mai vista una così grande, non so se rendo l'idea, è più grande della mia mano. Quindi appunto prenderemo, facciamo quella più piccolina e la facciamo al forno. Ho messo, vedete me, ma in realtà nel microonde ho messo la patata dolce un po' perché si ammorbidisca, perché altrimenti ragazzi è impossibile, impossibile da tagliare. E io per sbaglio l'ho messa qui, qua sopra il frigo, e non dovevo, perché più si raffreddano più diventano dure e difficili da tagliare. Quindi adesso aspettiamo, ho messo giusto 3 minuti, aspettiamo un attimo e speriamo che si ammorbidisca un po', perché se no non so come cucinarla, onestamente non riesco a tagliarla. Decisamente, decisamente molto meglio. Ovviamente adesso è bollente, si è anche un po' annerita, ma fa niente, quindi aspetto un po' che si raffreddi, ma finalmente si è ammorbidita e poi possiamo tagliarla. Ok ragazzi, sono riuscita a tagliarle, alcune le ho cotte un po' troppo al microonde, quindi si sono tipo un po', come si dice, sono un po' afflosciate, però saranno sicuramente buonissime. E adesso inforniamo. Forno già caldo. Tu, 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 tu. Voilà! Le patate sono quasi pronte, nel frattempo ho messo un po' d'olio con un po' di misto per soffritto che mi era rimasto quasi niente, e adesso taglio i pomodorini e poi prepariamo il pesce, che tanto si fa subito. Ovviamente questa è una ricetta mia del momento, quindi naturalmente potete trovarci 1000 errori, però mi piace fare così e schiaccio sempre i pomodorini in modo che lascino tipo sughetto e si sciolgono per bene. Tu, tu, tu. Ok, e adesso bastano tipo 3 minuti per ogni lato ed è pronto. Profumino e buonissimo comunque, eh? Cenetta servita ragazzi, preparata da moi. Probabilmente ho sbagliato tutto il procedimento, però a me così piace. E ta-da! Vi faccio vedere. Ta-da-da! Allora, i filetti di branzino e le patate dolci, che a cui io aggiungo chili di sale. Lo so che non si dovrebbe fare, però così vengono buonissime e rigorosamente ta-da! Coca zero! Buon appetito! Ragazzi, scusatemi se non ho più filmato niente dopo la cena. Tra un po' andrò a nanna, mi struccherò. Il fatto è che ho ricevuto delle... cioè, in realtà no, non vi preoccupate, niente di che. Praticamente
e ho parlato con De Melza. Ieri sera c'è stata la conferenza stampa del primo ministro Rutte olandese e hanno prolungato questo loro smart lockdown, quindi un lockdown intelligente lo chiamano, fino al 19 di maggio. E quindi nonostante riaprano le scuole lì l'11 e i negozi non li hanno nemmeno chiusi se non sbaglio, vogliono comunque mantenere le restrizioni, cioè hanno chiesto alle persone di non uscire se non per cose insomma importanti, un po' come da noi, anche se non è esattamente la stessa cosa. Ma sostanzialmente mi sono buttata un sacco giù di morale perché non è andata come volevo, non è andata come speravo e mi hanno annullato il volo che avevo prenotato il 7, anche se me l'aspettavo da quando ieri mi ha detto questa cosa, che c'è stata la conferenza stampa, me l'aspettavo in realtà, quindi non so perché io ci sia rimasta male, anche perché in realtà se parto il 7 parto il 19, non è che mi cambi tanto, però... anche perché la casa comunque non è libera fino al 3 di giugno in realtà, quindi, però ci sono rimasta male, perché sapete cos'è? Che psicologicamente avere una data in cui dici, ok, quel giorno so che parto e per me lo sapete quanto è importante, quanto mi piaccia stare su, adesso mi sto pentendo di non esserci rimasta a dicembre quando volevo trasferirmi, ma poi sono tornata e alla fine avrei fatto... meglio a restare lì direttamente perché ho perso solo tempo, però devo dirvi che col senno di poi, cioè, non voglio vivere nel passato né nel futuro, voglio vivere nell'adesso e quindi dico, ok, le cose stanno andando così, però mi ha preso lo sconforto. Che cosa vi devo dire? Infatti ero lì che mandavo i vocali alle mie amiche, anche a Chiara, mi hanno annullato il volo. Vabbè, che poi dite, cioè, ovviamente non sono questi i problemi, però mi ha buttato un sacco giù di morale questa cosa, non lo so, ero così contenta, il set, ok, tutto pronto, papà mi accompagni, ho organizzato tutto. Invece no, mi ero già informata se potevo andare in Slovenia e potevo fare tutto, però l'Olanda ha deciso praticamente così e quindi fino al 19 non ci saranno voli, né dalla Slovenia né dall'Italia, proprio non ci saranno voli, quindi... dovrò semplicemente aspettare un pochino di più. La buona notizia però è che domani, quindi oggi quando vedrete questo video, De Melza va a vedere la casa che ho scelto, quindi voglio vedere comunque quali sono le sue impressioni, che emozioni le dà la casa e soprattutto lei insomma poi mi farà il video eccetera eccetera e riuscirò a capire meglio. Ho già le planimetrie della casa, quindi mi sono misurata tutto e appunto essendoci tre stanze da letto sono contenta perché riesco a fare studio / camera degli ospiti, camera da letto mia più cabina armadio, quindi questo sono contenta, che sarà anche molto più grande rispetto a quello che ho adesso, però mi ha buttato un sacco giù il fatto appunto di non poter volare il 7, ma poco male, perché già mi ero informata quando ho prenotato e praticamente la compagnia aerea ti garantisce che se il volo è annullato per questa emergenza puoi prenotarne un altro in un qualsiasi altro momento quando ci sarà la possibilità senza spendere nulla in più, quindi in realtà ho fatto comunque bene a prenotare perché così ho bloccato il prezzo, che ho pagato pochissimo, tipo 50 euro neanche, una roba del genere, ho preso solo l'andata naturalmente e quindi non sono andata a perderci assolutamente nulla, quindi forse ho fatto bene comunque perché così appunto ho bloccato il prezzo e non vado a pagare di più cambiandolo, cioè cambiando volo, vabbè, avete capito. Però mi sono buttata un po' giù e quindi ho sentito gli amici, ho chiamato mia mamma, mio papà, ho parlato un po' con tutti. E, però vabbè, la cosa importante, mi devo sempre ricordare che stiamo bene, prima cosa è la salute, e poi sono già contenta che dal 4 insomma sembra almeno, anche se dovessero prolungare, vi dico onestamente che ormai ci sono abituata, però spero veramente... dal 4 in poi di potermi muovere. Abbiamo già organizzato una cena a casa dei miei amici, quindi speriamo di poterlo fare. Mi hanno già richiesto il tiramisù alle fragole, ve lo dico, quindi lo rifarò e quindi sì, praticamente la serata è andata un po' così, ragazzi. Quando ho visto sul sito che i voli erano annullati, perché De Melza mi ha detto, Nicole, vai a controllare perché secondo me lo annullano dopo la conferenza stampa di ieri, infatti sono andata a vedere, annullati tutti quanti e fino appunto mi sa il 19,
Quindi, non è andata come speravo, ho avuto un brutto momento di sconforto che mi è venuto da piangere, tipo come mi sono detta Nicole smettila, e mi sono autobloccata praticamente. Per fortuna sono brava a fare questo, e quindi sì, la giornata è andata un po', cioè è partita bene diciamo, e poi è finita un po' male, anche perché adesso... non lo so, adesso mi leggo qualcosa che mi tranquillizza un po', scusatemi se la luce è terribile qua perché ho le luci dietro, quindi non sono illuminata, ma niente ragazzi, questo è quanto, dai, scusatemi se vi ho buttato giù il morale con questo finale orribile, poi quando io sono tipo triste nei video, no? E poi mi guardo nel montaggio mentre faccio l'editing, e mi vedo che sono così triste e dico, cavolo Nicole, cioè non devi, perché poi butti giù anche il morale a chi ti guarda e non è questo che sei qua a fare, no? Non è questo che devo fare, lo sapete cosa voglio io, voglio tirare su il morale, voglio mettervi positività, perché io sono una persona molto positiva, quindi vorrei darvi le mie energie, e poi però a volte anch'io ho questi momenti un po' di sconforto, dico, vabbè, questa è la vita, in questo momento penso che sia normale, e quindi mi dico... parla anche di come ti senti, anche se non è sempre tutto positivo, perché è giusto così. E questo è quanto, ragazzi. Questo è quanto, quindi ho rimandato. E adesso bisogna vedere se intendono prolungare dal 19 in poi, ma De Melza dice che dubita che prolunghino ulteriormente poi dopo il 19, ma anche se dovessero prolungare tipo fino al 1 giugno, a me non cambia più o meno niente, perché comunque la mia casa non è libera fino al 3. E comunque domani penso di bloccarla e in modo da avere già casa, appunto, anche perché poi posso pianificare e pensare ai mobili che voglio, farmeli arrivare nel frattempo, in modo che vengano a portarmi i mobili, li montino. Questa casa comunque è molto vicina dove vive De Melza, quindi può andare lei un attimo e stare solo lì ad aspettare che montino i mobili, sostanzialmente, senza fare niente, ma solo stare lì ad aspettare, ad aprire la porta, e in modo che poi io possa andare a giugno lì e già avere la casa pronta, quindi questo sarebbe anche ottimo in realtà, quindi non mi cambia secondo le tempistiche niente, però non era esattamente così, cioè... Nicole, smettila di lamentarti. Ok, adesso lo smetto. Ragazzi, noi ci vediamo domani. Voi vedrete questo video giovedì, quindi noi ci vediamo domani per l'ultimo video della settimana. Mi raccomando, sempre alle 17:30 vi aspetto. Scusatemi se ho avuto questo sclero finale. Davvero, scusatevi. A volte anch'io mi butto giù quando ho visto che il volo non c'era più. Brum, mi ha preso proprio, sapete, quel tipo che ti cade tipo la pressione e diventi pallido, no? Ecco, per me è così, che già ho la pressione bassa di mio, quindi vabbè, Nicole, smettila. Ci vediamo domani, mia family, ricordate che vi voglio bene, vi mando un bacio enorme, vi abbraccio, venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimissimo. E niente, a domani, fatemi sapere se ci sono richieste per i video che vorreste vedere qui da questa quarantena. Bacio, ciao!